Salve a tutti amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Tra l'altro girato ad Halloween, siamo ad Halloween. E ovviamente stamattina piove. E vedendo appunto la pioggia, uno, ho pensato che fosse una buona idea andare a pescare. Ma insomma, questo credo che sia una malattia comune. Due, ho pensato di venire in questa piccola foce. Credo di non essere stato l'unico, anzi sicuramente non sono l'unico ad averlo pensato, infatti ci sono altri pescatori. Però probabilmente io credo che facciano altre tecniche. Ora vedo un pochettino, provo a vedere lì in prossimità della foce com'è la situazione. Per il resto sicuramente piccoli minnow, sicuramente gomme. Il tentativo al gomma sicuramente lo farò. E speriamo che sia la volta buona, dai, perché non prendo una spigola da una vita. Sarei troppo felice, anche una spigoletta piccola mi renderebbe veramente felice. Dai, incrociamo le dita. Buongiorno. Com'è? Ce n'è movimento? Zero completo. Stamattina c'era la rete. Ah, ho capito. Manco i sabri ciò. Mannaggia. Vabbè, ormai che siamo qua e sotto la pioggia, ci proviamo, che dobbiamo fare? Okay. Io sono in assetto ultralight, quindi Raptor City Game 2.14, e ho montato un piccolo minnow della ratola che qua mi ha dato soddisfazione. Vediamo un po', cominciamo. Monto un micro jig da 8, vediamo un po'. Eccolo, eccolo. Una cosa minuscola, ma c'è. E che combattivo, cavolo. Combattivissimo. Un piccolo carango preso con l'assist. Perfettamente liberabile. Eccolo qua. Bellissima caranghetta. Vai. Hai visto che ci sono? Cos'è, carango o occhiata? Un'occhiata, bellissima. Bellissima. Mi dispiace se la filmo. Niente, non ne vuole sapere. Una bellissima bombarda. Bombarda coreano, vero? Coreano e bigattino. Coreano e bigattino, ok. Ok. C'è tutto un intero. Un intero con un piccolo amo alla fine. E la bombarda. Sì. E il bigattino? In punta. In punta proprio. Allora, il bigattino c'ha la testa. La punta nera e la testa. Ok. Deve innestare direttamente il dietro. Bisogna stare attenti che c'è un sub, quindi lanciare lontano. Eccolo! No, slamato, questo era bello, cavolo! Questo era bello, cavolo, peccato!
Peccato, peccato. Eccolo, eccolo. Quanto sono combattivi, caro. Eccolo. Un altro tarango. Eccolo qui, un altro caranghetto piccolo piccolo. Che poi qua i pesci sono strani, un giorno gli piace il microjig, un giorno gli fa schifo, oggi gli piace. E ripeto, secondo me in mezzo a tutti i piccolini qualcosa di più interessante c'è. Un modo di tirare è strano, si è fatto asportare praticamente, ha infatti un lucertolo, credo, sì. Ecco qua, il lucertola, è arrivato. Perché credo che sia patologico questo, guardate. Guardate che strano. Perché poi sia patologico, poverino. Vabbè, però comunque si può salvare, si è vissuto finora, vivrà ancora. Strano però. Ed ecco, ecco, ecco che se ne va, se ne va, se ne va. Via, 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 via. Visto che l'acqua è super torbida, Gravity Pencil bianco testarosa. Ma sì, oggi mi sento alternative. Oggi in giornata strana mi sento alternative. Niente. Piace proprio questo coreano, eh? Ce l'ho, ce l'ho, secondo me un lucertola, ma ce l'ho, il Gravity Pencil, sì, un lucertola, un po' più bello degli altri, ma sempre un lucertolo, lucertolone. Anzi, rispetto ad alcuni che fa, eccolo qua. Un bel lucertolo, vediamo. Secondo lancio con il Gravity Pencil, subito preso. Proprio arriva, eh! Un altro lucertola! Aggressivi, eh! Cioè, questo proprio arriva era! Un altro lucertola, bellissima!
preso benissimo, questo è assolutamente liberabile. Cosa hai preso? Sarago? No, che cos'è? Ah, un saraghetto testa nera, bellino. Questo come va? Lo liberiamo? Sì. A posto. Proviamo con un piccolo micro jig dorato da 5 grammi. Come tira questo. Un bel carango questo, eh? Auto release, un caranghino bellino. Quanto serve? 100 grammi? 100 grammi di carango, bello, bellissimo. Super combattivo, fantastico. Fantastico carango. Dai. Come? Se posso sì. Per la serie barcollo ma non mollo. Nuovamente il minno della rata. Continua ad avere una fiducia in questo minno che nelle condizioni giuste fa stracelli, eh. Con la pioggia metto questo. Il cappello non sei tu. Com'è? Tutto bene. A posto. Che hai preso? Che cazzo è? Caranghi e lucertole. Vero? Caranghi e lucertole. Allora sì, pure sì. Spin? No, bombarda. Madonna! Ti ho visto, sette già quanto sei? Ma 7000. Ah no! Ti dico che è esploso! Eccolo! Ma quindi già hai fatto la monetizzazione? Sì. Dov'è? Guarda il lucertola, guardalo! Guarda il lucertola dov'è? Capisci subito che è il lucertola. Sì, lucertolone. Certolino. Eccolo! Il lucertolino qua. Non so, ma è un bel lucertolo. Sul minno? Sul minno! Di mezz'acqua! Ma questo è un pazzo! No, veramente! Mi sa che lo salvo. Mi sa che l'ho salvato. Grande. Però bello. Ali. Tutto colorato, tutto fashion. È vero, cioè, non l'attaccheresti tu? Io sì, io a meno un morso glielo darei. A meno un morso ci sta. Ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio speciale di Halloween, che è stato molto divertente. Ci sono state tante catture, caranghi e lucertole, però il lucertolo ha anche un lucertola deforme che insomma fa veramente molto Halloween, però ancora era stato preso bene, si poteva salvare, quindi perché no, ha continuato a vivere senza problemi. Io vi ringrazio tantissimo di aver seguito il video fino alla fine. Qui c'è anche il mio amico Daniele di Wild Fishing Adventures e sicuramente più tardi andremo a fare qualche pescata insieme, quindi sicuramente ci sarà un altro video dopo. Quindi vi saluto e buon Halloween a tutti. A presto. Ciao.